Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Puglia, considerato che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità interno e i limiti legali di indebitamento, udite le conclusioni del procuratore regionale, che ha chiesto la parificazione del rendiconto esercizio 2013, con la riserva espressa di procedere alla rideterminazione dei dati di cui gli articoli 3 e 4 dello schema di disegno di legge del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2013, per questi motivi parifica nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio 2013, nei termini di cui ha prospetti riportati nella presente decisione. Approva l'annessa relazione, ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Puglia per la successiva presentazione al Consiglio regionale. Dispone che copia della presente decisione con l'unita relazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Puglia. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2014. La seduta è sospesa. Grazie, grazie a tutti. Siamo l'unica regione d'Italia che ha quasi tutte le partecipate in condizioni floride, con un avanzo. Se uno dovesse fare una comparazione tra la società Aeroporti di Puglia e le altre società aeroportuali, o tra l'acquedotto pugliese e le altre società che gestiscono reti acquedottistiche in Italia, potrebbe avere veramente contezza della differenza. Credo che il sistema regionale nel suo complesso esca, diciamo, valorizzato nella propria capacità di pulire tutto ciò che non andava. Vorrei anche ricordare sommessamente che la Puglia è l'unica regione che non è stata precipitata nello scandalo di Rimborsopoli, e anche questo varrebbe la pena di sottolinearlo. La fotografia di un avanzamento credo molto significativo per me. Essere riuscito a portare addirittura un avanzo nella spesa sanitaria mentre crescevano i livelli essenziali di assistenza, cioè aver attraversato una fase durissima, risanando i conti ma non lesionando i diritti dei cittadini, e poi complessivamente la capacità di correggere storture, di sanare, razionalizzare, pulire. Beh, oggi questo giudizio di parifica della Corte dei Conti ha fotografato veramente un impegno e un salto epocale. E in un decennio, anche aver portato il debito storico della Regione Puglia da quasi 3 miliardi a meno di 1 miliardo e 3, significa comportarsi come il buon padre di famiglia, che deve essere virtuoso soprattutto quando spende i soldi dei cittadini.